Ma che stai dicendo, sempre? Ma che vuoi dare da mangiare ai cavalli tutta la vita, eh? Oppure ti vergogni di dire che non sai leggere? Che chisto, ti vergogni che non sai leggere? Diventare grandi vuol dire imparare a scegliere, ma per scegliere bisogna conoscere, e per conoscere bisogna studiare. Dio ci ha dato una mente, un cuore e la capacità di scegliere. È questo che ci rende diversi gli uni dagli altri. Lo sapete chi sono io? Un bambino! No, un rompiscatole. Vedete, nella vita ogni tanto bisogna essere dei rompiscatole. Qualche volta bisogna disubbidire, dare fastidio, litigare e combattere per quello in cui si crede. E voi? Volete essere dei rompiscatole? Sì! I libri sono come le persone, devi farci la conoscenza per capirli. C'è uno scrittore che dice che per capire se un libro è un buon libro non serve il cuore, il cervello, ma la schiena. La schiena? Sì. Se senti un brivido lungo la schiena, vuol dire che quel libro ti sta emozionando, che ti appassioni alla sorte dei personaggi, che hai paura quando loro hanno paura e che ti innamori quando loro si innamorano. Cosa credi, eh? È facile. È molto più facile starsi in silenzio. Uno si tiene chiuso. Fa finta di niente. Protegge quelli che fanno del male. Questa è l'isola del tesoro. Rua verso il mare. Al diavolo il tesoro. L'Ispagnola aveva alzato la randa di maestra e due fiocchi e la tela bianca brillava nel sole come neve e argento. Lo sentite? Il rumore del mare, gli spruzzi delle onde, il vento che soffia. Li vedete? I marinai che si arrampicano sull'albero, il loro capitano che li incita. Lo sentite? Il sapore dell'avventura.